Amiche ed amici di montediprocita.com, buongiorno. Siamo al municipio di Monte di Procita in compagnia del sindaco, il dottor Scotto Di Santo Salvatore. Allora, proprio con il sindaco stamattina facciamo una piccola chiacchierata giusto per capire un po' le cose come vanno. 40 giorni di amministrazione, forse poco più, diversi gli argomenti sul tappeto, diverse anche diciamo, le segnalazioni fatte dai cittadini. Partiamo da quello che è stata una vera e propria emergenza, quella cioè del bradisismo che ha colto Monte di Procita e purtroppo tutti i campi flegrei in questi giorni. Buongiorno a tutti, sono passati 40 giorni in cui abbiamo affrontato delle emergenze diverse, in cui abbiamo cercato di dare delle risposte nel migliore modo possibile, nei tempi dovuti. Certamente il bradisismo è stato uno di quelli che ci ha impegnato di più, con due scosse importanti, con lo smottamento dei costoni, affrontato con l'attivazione del nostro centro comunale, ma non solo. Abbiamo partecipato al tavolo di monitoraggio della prefettura. Questo tavolo abbiamo avuto l'opportunità di poter portare all'attenzione del prefetto e del responsabile della protezione civile delle nostre richieste per quanto riguarda la messa in sicurezza dei costoni e soprattutto delle richieste di finanziamento che abbiamo fatto già approvato a livello della Regione Campania. Questo è stato uno dei momenti più, diciamo così, impegnativi, perché abbiamo avuto, diciamo così, quantomeno almeno 4-5 comunicazioni di partecipazione al tavolo di monitoraggio della prefettura. Peraltro ci sono anche argomenti di strettissima attualità. Pensavamo ad esempio al parcheggio di Miliscola e alla stessa riapertura di Piazza 27 Gennaio. Sì, ieri mattina ci è stato consegnato dall'impresa il parcheggio di Miliscola che con un investimento di 100.000 euro per portarlo a compimento diamo la possibilità ai cittadini di Miliscola che attendevano da anni la possibilità di avere questo, diciamo così, sfogo naturale che permette di dare rilancio a un'area molto intasata e molto problematica. Per quanto riguarda invece Piazza 27 Gennaio, ieri pomeriggio ci è stata consegnata come da richiesta parzialmente, perché i lavori non sono ancora finiti, c'è ancora una piccola parte che deve essere completata. Al di là delle discussioni che ci sono in paese circa l'emozione che può creare la piazza a chi piace di più, a chi piace di meno o quant'altro, noi con la piazza abbiamo avuto qualche problema perché la piazza va al di là dell'agorà di cui si parla, perché questo progetto è stato realizzato su praticamente una struttura che è la premende, praticamente la fogna che porta i liguami da Piazza 27 Gennaio, passando per Corso Garibaldi fino al Cercone, e qui abbiamo avuto dei problemi tra maggio e giugno. Precisamente a giugno c'è stata la fuoriuscita di liquame in tutta la piazza e ci sono stati almeno tre interventi che hanno visto intervenire la ditta dei Grandi Laghi sulla piazza già costruita per risistemare i tubi della fogna. Al momento viene riconsegnata ai cittadini perché dobbiamo pure realizzare la festa patronale e quindi adattarci a quelle che sono le nuove condizioni della piazza, pure nella realizzazione dell'evento festivo stesso, diciamo così, abbiamo avuto qualche problema nel decidere quale evento, quale, come e quando realizzare in piazza, visto che la struttura della piazza sicuramente è cambiata dal punto di vista strutturale, con delle panchine, con degli alberi, ma crea problemi per quanto riguarda altre decisioni. Per cui abbiamo discusso un poco e quindi deciso un po' in ritardo che cosa fare per quanto riguarda la festa patronale, che attualmente comunque è arrivata a conclusione e avremo modo di comunicarvi quelli che saranno gli eventi che ci saranno precisamente nel Ferragosto estivo, precisamente dal 14 al 17 agosto.
Altro argomento che sicuramente ha dato luogo a dibattito nella città è stato quello relativo all'ambulanza. Voglio rassicurare i cittadini che per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, c'è tutto l'impegno del comune, ma soprattutto delle ASL e della regione che gestisce l'assistenza sanitaria, soprattutto l'emergenza urgenza attraverso il 118. Così come previsto dal decreto regionale 2004, così come previsto da una disposizione della ASL, vengono dislocate sul nostro territorio tra Bacoli e Monte di Procida due ambulanze. Questa disposizione, questa organizzazione è stata fatta tra marzo e aprile di quest'anno e va in vigore dal 1 giugno al 30 settembre. Io, dopo l'insediamento, ho provato a contattare il responsabile del 118 su questa cosa, che mi aveva detto che già avevano provveduto a dislocare le ambulanze e che l'anno prossimo provvederemo a dislocarle in modo adeguato anche a Monte di Procida. Ciò non toglie che, voglio dire, le ambulanze si trovano a Bacoli e quindi stanno sul territorio e garantiscono, e ve lo dico da medico, sicuramente l'assistenza a tutti i cittadini. I termini devono essere chiari. Il pronto soccorso, un primo soccorso a Monte di Procida non esiste. Esistono delle ambulanze. Quindi dire che è stato tolto un primo soccorso non è vero, perché non c'è mai stato. Ci stanno delle ambulanze che stanno a Bacoli o stanno a Monte di Procida. Adesso stanno a Bacoli perché a Monte di Procida l'amministrazione si è insediata il 10 giugno. Questa è la cosa. L'ambulanza del mare non esiste, perché il concetto di ambulanza del mare significa trasporto di ammalati. Il gommone è un'altra cosa, è un'assistenza che viene fatta, ma un'assistenza che viene fatta semplicemente per 18 giorni, in 2 mesi, lascia il tempo che trova e serve a ben poco, sinceramente, anche se costa solo 3.000 euro. Grazie.